nella terza puntata di X Factor, il talent di Sky, è nata una stella. Il palcoscenico è stato calcato da Leo Gassman, un illustro sconosciuto ai più, ma in realtà il giovane aspirante cantante è il figlio del ben più celebre Alessandro Gassman, attore di cinema e TV. A soli 20 anni Leo Gassman si è presentato, di fronte ai giudici del talent show, con forza e determinazione e ha intonato Fred Rome. La voce pungente e penetrante del figlio d'arte ha convinto il pubblico, che lo ha baciato con una vera e propria standing ovation, e ha sedotto anche i giudici, anche se Manuel Agnelli e Asia Argento non hanno apprezzato la sua pronuncia. Ma con 3 sì su 4 però, l'artista passa il primo turno e può continuare a sperare e rincorrere il suo sogno. Al talent ha presentato una canzone che ha scritto di suo pugno, intonata con un assolo di chitarra elettrica. La musica e la voglia di sfondare come cantautore è stata una costante nella vita del giovane Leo Gassman. Già sui profili social, il figlio di Alessandro Gassman più volte si è cimentato nel reinterpretare grandi cult della musica contemporanea. Il talento sembra essere innato. Si sono il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio afferma di fronte ai giudici poco prima della votazione: sono nato e cresciuto in una famiglia felice, ora però ho il bisogno, sento il bisogno di scrivere il mio stesso destino. Continua: dedico la mia canzone a tutte le persone che cercano la libertà e che lottano per averla. 20 anni appena, è figlio di Alessandro Gassman e di Sabrina Nafz.